Oh, bella a tutti ragazzi, io sono Kant e ben ritrovati sul mio canale YouTube Dress to Punks. Quello di oggi è il video spiegone di maggio 2020. Video spiegone è un format del mio canale dove ogni mese vado un po' a riepilogare le news in ambito punk rock hardcore che personalmente ritengo più interessanti. Un modo questo per aggiornarci insieme su quello che sta succedendo in questo mondo. Prima di iniziare questa puntata che si preannuncerà abbastanza lunga, vi dico che sono sbarcato su Twitch, andatemi a seguire anche lì, mi chiamo KantHC proprio come su YouTube e per il momento faccio il lunedì una live singola dove parlo di merch e sto portando al momento due interviste settimanali che annuncio quelle direttamente sul mio Instagram o sul mio Facebook. Per essere solamente all'inizio il canale sta andando piuttosto bene e mi piace molto che durante le live c'è tantissima interazione con la chat, quindi vi invito ad iscrivervi anche lì e se non lo fate poco male anche perché tutte le live che faccio lì su Twitch poi verranno ricaricate qua su YouTube. Ma partiamo con le news di maggio e partiamo subito con il DeLorean Storms. Band che sapete che per me è un'importanza fondamentale e quindi quasi mi sono commosso quando ho ascoltato per la prima volta PTA, il nuovo singolo, che è una piccola anticipazione del disco che uscirà sotto Epitaph il 17 luglio e si chiamerà Skeleton Coast. Il pezzo mi è piaciuto in maniera clamorosa e ho veramente pochi dubbi sul fatto che quello di DeLorean Storms sarà per il sottoscritto uno dei dischi più belli del 2020. Ti trovi qua sotto il link in descrizione di PTA, come ti troverai il link in descrizione di tutte le altre cose di cui parlerò in questa puntata. Andiamo avanti, un'altra band punk rock storica che si è fatta sentire dopo molto tempo sono stati gli Strike Anywhere. Da Richmond, Virginia, e dopo tantissimi anni dall'uscita del loro ultimo disco Iron Front sono tornati con due nuovi bellissimi pezzi che sono un'anteprima del disco che uscirà è sempre il 17 luglio, giornata da segnare con triplo cerchio sul calendario per Pure Noise Records. Il disco si chiamerà Nightmare of the West, naturalmente ho già fatto il pre-order. La polemica un po' del mese è stata invece il box set chiamato Dumpster Diver Record Club di Home Street Home, che è il musical scritto da Fat Mike di MFX. Praticamente è questa raccolta di 7 pollici gigante, penso siano un totale di una cinquantina di dischi, messi dentro un box set speciale al prezzo di $899. Questo è il package che costa di più. L'unica roba che è dentro questo box set ci sono anche 4 7 pollici di un FX e questa mossa non mi è piaciuta tantissimo, anche perché si sa benissimo che ci sono tantissimi collezionisti di un FX in giro e per avere questi 4 7 pollici di un FX in edizione limitata devono comprarsi il box set. Preso atto che nessuno punterà il fucile sulla tempia a qualcuno per comprare questo box set, vanno a fare una cosa semplicemente di Home Street Home e il tutto avrebbe avuto un po' meno risonanza. Così qualcuno, devo dire, che si è incazzato. Comunque, se volete sapere cosa si pensa in giro di questa uscita, a quasi tutti i miei intervistati su Twitch gli sto facendo questa domanda. Rimaniamo più o meno in ambito fat rock, però parlando di un'etichetta italiana, la TAC Records, che ha tradotto un libro che si chiama Le farfalle di Tony. Ed è un libro illustrato per bambini con le storie ispirate ai testi di Tony Sly. E i fondi ricavati dalle vendite andranno ad aiutare la fondazione Tony Sly. Andiamo avanti e parliamo dei Delirio da Olbia, che ha fatto un disco punk hardcore che porta il nome stesso della band. Sound veloce e incisivo che piacerà agli amanti del genere. E ora invece andiamo a Torino per parlare dei Rope. E Torino incomincia ad essere una città sempre molto presente in questi video spiegone. I Rope hanno fatto uscire il loro primo disco che si chiama Crimson Youth, una coproduzione tra tante etichette, a me personalmente me l'hanno segnalato gli amici di No Reason Records, e fanno un punk noise grunge molto molto interessante. Sembrano una band uscita negli anni 80 e sono assolutamente da tenere d'occhio. Sempre rimanendo in ambito punk noise, escono anche i Six Feet Tall, con un'anteprima del loro secondo disco che si chiamerà Be Great With Your Life, e per il momento ci hanno fatto sentire il primo singolo che si chiama Do Don't. Anche loro questo punk contaminato dal noise, sonorità soprattutto anni 80. Rimaniamo in Italia e sto giro saliamo a Milano con i My Own Voice, band storica, che hanno fatto uscire Southern, primo singolo di quello che sarà il loro nuovo disco che uscirà nel 2020 e si chiamerà Exile Underground.
mentre l'amico Cece mi consiglia come la sua uscita del mese una band texana semi sconosciuta che fa emo indie punk, I Love Again, e vi faccio sentire il singolo 86. Uno dei dischi invece che più ho ascoltato in questo mese di maggio è stato il debutto dei Fake Names, band che vede Dennis dei Refused alla voce, alla chitarra Brian Baker dei Bad Religion, insomma una all-star band. Avevo già parlato di loro, però ora è uscito il disco e mi sta piacendo veramente tantissimo, quindi andatevelo a recuperare, sicuramente sarà una delle uscite più significative di quest'anno. Mentre Riccardo mi segnala i Monkey and the Wolves, band canadese che fanno hardcore punk un po' alla Comeback Kid, un mix tra Comeback Kid e Propagandi, per rimanere in ambito band canadesi. Ed è uscito il loro disco Lost for Words. Andatevelo a sentire se vi possono piacere queste sonorità, perché sono veramente validi. Rimanendo in ambito hardcore melodico, e Gavazzi dei Jet Market, Bad Time for Charlie, Thousand Oaks, ha fatto un disco di cover dove coverizza delle canzoni classiche dell'hardcore melodico. Se ne volete sapere di più su questo progetto, Alex sarà in live con me su Twitch il 10 giugno, quindi vi diremo più di questo progetto che secondo me è molto interessante. Il disco uscirà per No Reason Records. Ah, se volete vedere delle maglie brutte, andate a vedervi la collaborazione che gli Alkaline Trio hanno fatto con la squadra di calcio St. Pauli. Secondo me le maglie peggio di così non le potevano fare. Poteva essere una cosa veramente molto figa e invece l'hanno sviluppata parecchio male, secondo me. Mentre, nuovo pezzo degli MXPX, che sembra una canzone un po' lasciata lì perché non anticipa un disco nuovo o qualcosa. Semplicemente hanno rilasciato questa nuova canzone che si chiama Worries. E sì, tipico sound MXPX, e non può essere brutto, o meglio per chi gli piace la band. E quindi beccatevelo, cioè, beh, MXPX pezzo nuovo, festa. Ed è invece uscito il disco The Western Addiction sotto Fat Records. Ancora me lo devo ascoltare, il singolo che l'aveva anticipato non mi aveva particolarmente colpito, e adesso nei prossimi giorni approfondirò gli ascolti dell'album. Se l'avete già sentito, ditemi che cosa ne pensate qua nei commenti. Poi è uscito il disco dei I Ragazzi della Terza C, che si chiamano sì come la serie anni 80, Punk Rock College da Milano, e il disco si chiama Copia Infogna, e il pezzo del quale hanno fatto il video, Video Game, da sentirseli. Poi split tra due band che vengono dall'area di Padova, gli 0000, che fanno melodic hardcore, e tra l'altro li ringrazio tantissimo perché mi hanno mandato sia la maglietta che le spillette, che gli adesivi, che il CD, e quindi grazie mille Regas. E hanno fatto lo split con gli Orsetti, che loro invece hanno una sonorità più punk rock classico. Ancora sono ai primissimi ascolti di questo split, però mi sta piacendo veramente tanto, sono pezzi veramente interessanti. Ora invece parliamo di una band storica che ritorna, o meglio gli Stinking Polecats, che per il momento hanno fatto solamente un teaser, che però anticipa un 7 pollici che sarà fuori il 18 luglio e conterrà tre pezzi nuovi dopo una vita. Quindi bentornati agli Stinking Polecats. Poi in una live che ho fatto recentemente con Franz Barcella di Punk Rock Raduno abbiamo lungamente parlato di questo progetto e questa collaborazione tra Waldoni Records ed Hellcat, di questo 7 pollici di Team Time Bomb, che sarebbe Team Armstrong The Rancid, i quali proventi andranno all'ospedale di Bergamo. E vi rimando all'intervista che ho fatto con Franz per sapere di più su questo progetto, perché andiamo un po' nel dettaglio e spieghiamo anche come è nata questa bellissima e onorevolissima collaborazione. Poi Bouncing Souls, una delle mie band preferite in assoluto, hanno annunciato che hanno firmato anche loro per Pure Noise Records ed hanno rilasciato una nuova canzone che si chiama World on Fire. E il pezzo è andato un po' sotto i radar, ho visto poche condivisioni eccetera. Secondo me per un ritorno del genere avrebbero potuto uscire con un videoclip e avrebbe avuto più risonanza. Il pezzo, diciamo, non mi ha fatto impazzire, però ragazzi, sono i Bouncing Souls, quindi andiamo a botta sicura, non credo deluderanno col nuovo disco. Però questa è una canzone che non mi ha spostato gli equilibri. E chiudiamo questa ricchissima puntata di maggio
segnalando l'uscita degli On My Arms, che ho sentito proprio questa mattina, e mi hanno segnalato l'uscita del loro nuovo disco, More Than Drugs. L'ho ascoltato solamente una volta nel primo pomeriggio, però ragazzi il suono degli On My Arms è assolutamente inconfondibile. Punk rock 1-2-3-4 fatto in maniera eccellente, ormai una grande realtà del nostro paese. Quindi ragazzi miei, anche per oggi è tutto. Se anche tu e la tua band avete un'uscita da segnalarmi, fatelo contattandomi su Instagram a cantacc666. E quanto a noi ragazzi, ci vediamo molto molto presto. Dai!